È arrivato, eh? Finalmente. È arrivato, Marco. Allora, Marco, tanto grazie. Grazie per essere qua. Erano dall'anno scorso che ti invitavo e mi hai sempre detto no, ma io vengo per il trentennale. Finalmente il trentennale quest'anno è arrivato e coinciso anche con la tua bellissima performance del Festival di Sanremo. Complimenti per la canzone, che grazie. È davvero molto molto bella, come tutte le tue. Noi ci siamo incontrati nel 2005 e già nel 2005 io ti ho fatto una domanda che ti rifarò adesso, dopo aver visto questo filmato. Questa volta vedrai, spegnerò le parole per guardarmi attraverso i tuoi occhi. Marco, allora, tuo piccolo bilancio di quell'anno scorso, hai vinto... No, io credo che sia stato meraviglioso che la gente mi abbia spinto ancora fin qui, quindi per me essere qua ancora con te, la seconda manifestazione consecutiva di questi anni, che rispetto a quelli che ho iniziato io nel 90 sono completamente diversi, credo che sia un risultato umano più che altro che premia il mio rapporto con il pubblico. Perché nel mondo dei sogni nei miei cogli la rosa che non muore mai. Allora, 2005 parlavo già di bilancio, forse era un po' troppo presto, no? Ma parlare di bilanci credo non serva mai. Serva fare sempre un percorso. Percorso e cercare di imparare. Quando si è giovani, credo sia... importante imparare da quelli più esperti di te. Quando poi cominci a crescere, avere un po' di esperienza, credo che siano proprio i giovani a insegnarti tante cose. Quest'anno, per esempio, è successo così. Ho fatto un festival dove credo di aver appreso, forse aver riscoperto quell'incoscienza, quell'approccio, no? alla musica, che si ha quando si è giovani, perché insieme a me c'erano tanti ragazzi giovani che arrivavano dai talent, che arrivavano da un percorso completamente diverso dal mio. E mi è servito tanto, perché poi quando hai qualche anno in più, prima di tuffarti da uno scoglio, preferisci sempre andare a toccare con il piedino l'acqua per sentire la temperatura e poi decidere se fare il bagno o no. E invece da giovani no. Questa è la bellezza della gioventù e credo di averla riscoperta attraverso tutti questi anni, ma attraverso soprattutto questi ultimi 4-5 anni, quando la musica ha preso una piega diversa, quando tutto il sistema ha cominciato a parlare in maniera diversa. Così. Si vede niente? No. Mi fanno dei gesti? No, non si vede niente. Il microfono si vede però. Sì? Sì. No, vabbè, un momento così... Ha detto delle cose così importanti, mi fate i segni, pensavo di avere delle... qualcosa... Senti, 2005, no, questa nostra chiacchierata era 2005, tu poi hai vinto il Festival di Sanremo nel 2004 con sì. L'Uomo Volante, però mi voglio soffermare in un'intervista che io non voglio mandare... Però proprio con Vincenzo Mollica, un'intervista tua a Vincenzo Mollica del 2001, dove tu in qualche maniera decidi, poi per fortuna è sempre il pubblico che risponde, no? a chi fa questo lavoro, però tu in quel momento eri quasi deciso ad abbandonare il tuo lavoro, tu volevi fare un passo indietro. Te la ricordi quell'intervista? Sì, ma era prima del 2004. No, quell'intervista era 2001. Ah, appunto, 2001. Sì, sì, ma io in quell'anno presi una decisione che poi fortunatamente è stata in qualche maniera contestata da tutti i ragazzi che mi seguivano dagli anni 90. E questi ragazzi stessi che poi sono cresciuti con me, che mi hanno accompagnato,
riuscirono a farmi cambiare idea, però era difficile, ma al di là della decisione era proprio problema tecnico perché quando un'azienda ha problemi operativi è normale che debba prendere una decisione responsabile, un consiglio d'amministrazione. Io ero il consiglio d'amministrazione di me stesso, quindi in qualche maniera dovevo amministratore decidere. Delegato di te stesso, sì, faccio esatto. Un passo indietro. Credo che poi il pubblico abbia risposto con la vittoria tua al Festival di Sanremo e mi regali un pezzettino? Era questa? Sì. Se ti avessi lo sai capirei la mia vita scoprendo dentro di me con il senno di poi che ogni scelta sbagliata mi conduceva da te. Così mi immagino già il tuo sorriso e vedo accendersi in noi allo stadio, in un bar, in un gesto affettuoso che non ci capita mai. Vorrei regalarti un cielo d'agosto che fa da cornice a una stella che va, un sole nascosto che nasce da dentro e disegna il confine della tua libertà, quel suono leggero di un nome importante, le ali di un uomo volante. Io questo spero e vorrei. Torniamo tra 60 secondi, poi ancora qua con Marco Masini, solo 60 secondi. C'è domenica in sulla Rai, sulla Rai, c'è domenica in. Eccoci qua, siamo rientrati con Marco Masini. Adesso ti voglio far vedere la serata delle cover a Sanremo. Tu hai cantato con Arisa, una canzone bellissima, Vacanze Romane. Vediamo insieme il filmato. Canta Marco Masani con Arisa. Marco Masani con Arisa. Prego, Marco Masini. Oh, dolce vita che anche a mia madre perché è l'ultima canzone che ha cantato prima di lasciarmi, quindi credo che un'emozione molto forte per me. Arisa è una persona meravigliosa. Sì. Oltre a essere una grande artista, è una grandissima interprete, è anche una persona di un'umanità e di una simpatia incredibile. Vero. Credo di averne incontrate veramente poche. Non parlo del settore, parlo del mondo. E quindi è stata la mia prima scelta, nel senso con Arisa ci siamo incontrate tante volte. E la prima volta che ci siamo incontrati siamo scoppiati insieme a piangere, non si sa perché. Perché ci si riconosce. Forse perché ci si riconosce. È così. Forse perché. Senza chiedersi perché, ci si riconosce, sai Marco, è così. Ci si riconosce, ci si sente vicini. Ecco perché hai scelto lei per cantare questa canzone, sì. Che è la canzone che ti ha cantato tua mamma. Sì, la cantava. Tua mamma era un musicista. Era una pianista. Un insegnante di lettere. Però. Amava la musica, credo di aver ereditato da lei questo meraviglioso regalo
E nel febbraio dell'83 uscì Vacanze Romane e io la sentivo sempre canticchiare in cucina Vacanze Romane nell'ultimo anno della sua malattia. Quindi ho deciso, siccome ho partecipato 8 volte a Sanremo e l'ultima è stata la 9ª, ho deciso perché non devo dedicare un momento a mia madre. Ne ho fatti 8, almeno nel 9º dedichiamo 3 minuti e mezzo alla persona più importante della mia vita. Ho un simbato per te. Ho ancora il vizio di barare con la vita e col destino e la paura di dormire che ci avevo da bambino. Soldi e debiti, ho colpe e meriti, ma anche il colore dei tuoi occhi e la mia stanza dei balocchi. Ho ancora i dischi che ascoltavi, il nostro vecchio pianoforte. È un organetto elettronico che mi regalarono i miei genitori e da lì nacque subito un'empatia, un amore con la musica incredibile. Il desiderio di parlarti e di scoprire le mie carte. Attraverso una donna che magari mi può star vicino durante la mia vita vado alla ricerca anche incoscientemente di mia madre, di un calore un po' materno. Tu, ogni giorno tu mi manchi come il sole che s'appoggia all'orizzonte immenso e blu, ed io mi sento perso qui. Me ne fai un pezzetto di quella che piace tanto a me? Dai, cantiamo. In questo momento bisogna cantare. Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Libertà degli amici tuoi, te ne fregherai quando ti innamorerai, vedrai, sarà bello da guardare come un poster di James Dean. Sarà dolce la paura, scanciandosi i blue jeans. Sarà grande come il mare, sarà forte come un dio. Sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che per portarti via da me. Chi ti difenderà dal buio della notte, da questa vita che non dà promette. Grazie. Hai scritto delle canzoni meravigliose che... E poi sai cosa? Tu abbiamo scritto. No, sì, avete, però insomma sono in qualche maniera... Cioè, quello che tu racconti cantando è che veramente rappresenta un po' la vita di tutti noi. E questa è una cosa che non sempre è facile da far arrivare al pubblico che ti ascolta. E tu ci riesci e questo è un dono che tu hai.
Io voglio dire ti ringrazio, però le canzoni nascono perché la vita te le regala e a seconda degli autori con i quali tu lavori riesci a capire meglio la vita. Io devo dire un grandissimo grazie a Giancarlo Bigazzi, perché grazie a lui io non ho capito soltanto la musica, ho capito la vita, perché è un grande produttore, un grande autore. Diventa immediatamente per te un'icona, un'istituzione, diventa tuo padre, diventa l'unica linea guida da seguire, e lui lo è sempre stato per me, e grazie a lui, se adesso sono qui con te, se adesso dopo 30 anni di carriera ho ancora la possibilità di esprimermi e la possibilità di regalare le mie emozioni e condividerle con la gente. È vero, lui era veramente una persona, un grande vero. Hai parlato tu i 30 anni di carriera, io è dall'anno scorso che ti voglio qua domenica in, e tu mi dici no, io arrivo ai 30, finalmente questi 30 anni sono arrivati, ci sarà una serata meravigliosa all'Arena di Verona il 20 settembre. Ci saranno tanti amici, tra poco partirai con un tour internazionale per cui toccherai, dopo ne parleremo. Però questo album che finalmente mi è arrivato, è da ieri sera che finalmente lo cerco, me lo volevano, era sparito, poi finalmente è arrivato. No, ma questo tuo ultimo album per festeggiare i tuoi 30 anni di carriera, c'hai tanti amici, no? Tanti amici, tanti colleghi che hanno voluto esibirsi insieme a te, cantare insieme a te. E vuoi citarne tu, perché ce ne sono, c'è tuo fratello Eros, ad esempio, sì. E ognuno di loro ha scelto il pezzo che più riteneva giusto. Ma guarda, mi hanno fatto un regalo pazzesco, mi hanno fatto proprio un regalo. Io credo che questo non sia un album celebrativo, perché le celebrazioni, soprattutto le autocelebrazioni, non mi piacciono. È un compleanno. Un compleanno è quando si festeggiano gli anni, si invitano gli amici a casa e ognuno di loro mi ha portato un regalo, un grandissimo regalo, regalandomi la loro voce, la loro interpretazione, la loro personalità, hanno fatto sì che questo album per me rappresenti veramente un momento importantissimo della mia carriera. Ci sono 15 inediti che ho cantato insieme ad Eros Ramazzotti, insieme a Jovanotti, insieme a Ermal Meta, insieme a Fabrizio Moro, insieme a Umberto Tozzi, insieme a Bianca Zei, insieme a Giusy Ferreri, insieme ad Amba Nangiolini, insieme a Giuliano San Giorgi, insieme a Gigi D'Alessio. Insieme, sai che non mi ricordo. Devi ricordarteli tutti, eh? Dai, abbiamo un video messaggio per te. Insieme a Neck, vedi? Ermal. Se mi guardo nello specchio, con il tempo che è passato, sono solo un po' più ricco, più cattivo e più invecchiato. È stata davvero una grande emozione cantare con Marco questa straordinaria canzone, molto emozionante, molto intensa. Che ho di essere me stesso. Sono tanto felice per te, per questo importante progetto che sei riuscito a realizzare in questo anniversario molto importante. Io ce l'ho già. Non vedo l'ora di cantare sul palco dell'Arena di Verona. Se mi paghi giro la provincia come fanno i maghi, che vanno in giro col camper, si fermano nelle piazze e fanno i giochi di carte, tagliano le ragazze e tutti a bocca aperta a dire chissà che trucchi usa, vieni con me, voliamo via ad inseguire una musa. Queste colline, questi campi, queste periferie, questi successi pazzeschi che sono sempre bugie. La verità è che più si cade, più ci si fa callo e più ci si... Vorrei regalarti un mondo diverso. E allora questi sono alcuni dei tuoi amici che ti hanno mandato questo video messaggio. Adesso andiamo in pubblicità e poi preparati per cantare la canzone che abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo, che si chiama Il Confronto. Marco Masini.